Su questo e su altri aspetti che naturalmente vi riguardano anche più da vicino, siamo purtroppo in ritardo, insomma non possiamo continuare a vivere l'emergenza su emergenza, no? Sapevamo che saremmo arrivati in autunno in questa, con una seconda fase comunque. Sì, sono mesi che lo diciamo, che eravamo preoccupati appunto dell'arrivo dell'autunno, scongiurando assolutamente una seconda ondata, ma i numeri parlano chiaro, sono in aumento, quindi su tante cose dovevamo portarci avanti e purtroppo non è stato fatto. Ora è il periodo delle vaccinazioni e il primo problema per noi medici di famiglia è questo. Quindi in Lombardia inizieremo purtroppo in ritardo, con numeri probabilmente non adeguati, o ancora incerti. Quindi la nostra grande preoccupazione in questo momento è sulla vaccinazione antinfluenzale, che è un mezzo per alleviare, molto il sistema sanitario, di pazienti malati, sia sui medici di famiglia che sugli ospedali. Quindi questo era il primo punto fondamentale per noi, oltre all'aiuto su la diagnosi differenziale con il Covid, ma il motivo principale dell'utilità della vaccinazione antinfluenzale è proprio questo: ridurre il carico sul sistema sanitario. E purtroppo siamo in Ecco, ritardo. siete in ritardo di quanto sui vaccini? Beh, avremo pochi numeri perché inizieremo con a fine ottobre, ma semplicemente con 30 dosi. 30 dosi ci 30 durano dosi al praticamente un'ora. Sì. No, giorno, 30 dosi al giorno? 30 dosi per una settimana. Quindi Ecco, una settimana, perfetto. avremo fino a metà novembre solo 100 dosi ogni medico di famiglia della Lombardia. E le Allucinante. successive dosi ancora incerto. Bene, ottimo. Andiamo in pubblicità, poi torniamo.